Nuovi spunti storiografici arricchiscono il dibattito sulla posizione geografica della gela greca. Tra i sostenitori dell'ubicazione di Catese dell'antico sito vi è un libro del 1753 intitolato «Delle memorie storiche dell'antica città di Gela nella Sicilia», scritto da un carmelitano di Licata, padre maestro Carlo Filiberto Pizzolanti. In una delle copie, però, l'originario possessore scrisse a margine delle note per contrastare quella tesi, supportando invece l'attuale collocazione in Terranova con la citazione di autori antichi. E questa è la particolarità che rende unica l'opera edita nel XVIII secolo dall'antica stamperia palermitana di Francesco Valenza, impressore della Santissima Crociata. Il libro è stato donato al comune di Gela dal presidente della sezione cittadina dell'Archeoclub, Nuccio Mulè, che lo ha ricevuto a sua volta da una signora gelese che vuole mantenere l'anonimato. L'assessore comunale alla cultura, Francesco Selenitro, apprezzando anche la bellezza delle tavole del testo antico, ha annunciato il suo restauro e la consegna alla biblioteca comunale per la fruizione pubblica. Gli appunti, invece, verranno trascritti, saranno oggetto di ricerche e finiranno al centro di una giornata di studi per approfondire la questione geostorica. Questo volume necessita di essere restaurato, perché ha molti problemi di conservazione. Il Comune di Gela lo prende, ringrazia Archeoclub di questo dono, che è un dono alla città. L'amministrazione si preoccuperà di verificare i costi di restauro, sicuramente il libro verrà restaurato, quindi verificheremo con un bravo restauratore quali possono essere i costi, che metteremo sicuramente a bilancio per questo scopo e provvederemo alla bisogna. È un libro del 1753 che, come ha spiegato l'assessore, parla della storia di Gela e della ubicazione della Gela greca a Licata. Il libro perché diventa peculiare? Perché nella parte dove si sostiene che l'antico sito di Gela greca si trovasse a Licata, il possessore di questo libro che stiamo donando al Comune ha messo delle note che contrastano il parere di questo Pizzolanti, in particolare riguardo il sito dell'antica Gela a Licata. Il possessore, di cui si sconosce il nome, quindi anche lui anonimo, ha persona erudita sicuramente, perché nelle note cita diversi lavori di autori antichi. Questo autore, rimasto anonimo, proprio appunta al margine del libro stesso, nella parte marginale, tutta una serie di note che si richiamano e sono contestazioni a quello sostenuto dal Pizzolanti nel testo stesso.